Buongiorno da Simona De Santis. Il venerdì, il nostro venerdì, all'entusiasmo e la positività di Vediamoci Chiara con me di nuovo. Io sono felicissima. Il dottor Massimo Danti, il ginecologo, il nostro ginecologo di fiducia. Ben trovato. Grazie, oggi in veste di andrologo. Grazie, È ben vero, perché trovati. Esatto. parliamo di infertilità maschile. Cosa la provoca? Allora, rispetto alla infertilità femminile, proprio per le caratteristiche, peculiari del liquido seminale, che possono variare da individuo a individuo, ma anche da eiaculato ad eiaculato, talvolta è un po' più difficile trovare delle cause specifiche, a parte quelle che poi vedremo successivamente. Occorre dire che l'inquinamento ambientale nel maschio ha veramente delle conseguenze molto, molto importanti. Ad esempio, non so, i pesticidi con cui che vengono usati in agricoltura spesso si trasformano in sostanze chiamate xenoestrogeni che chiaramente vanno ad inficiare la qualità del liquido seminale. Chiaramente poi anche altre cause dell'inquinamento, delle radiazioni ionizzanti o anche esposizione a sorgenti di calore o microtraumi. Tra le malattie Tra le infettive. malattie infettive, chiaramente le malattie sessualmente trasmesse possono portare a un'alterazione soprattutto della motilità degli spermatozoi, portando anche a delle prostatiti e quindi ad alterazioni del liquido seminale, ovviamente in negativo. E poi anche malattie sistemiche, tipo la parotite o la TBC, che possono poi colpire secondariamente i testicoli, dando luogo a delle orchidi. Tra Sì. le cause soggettive, il Ecco, le varicocele, cause, per esempio, ecco sì, il tanto varicocele, famoso sì, il il famoso muto. varicocele è una causa importante di infertilità, chiaramente va fatta una diagnosi che si fa sia chiaramente con il liquido seminale e con il Doppler e poi una terapia che in genere che è chirurgica, in genere è soltanto chirurgica, o anche il crittorchidismo, cioè la mancata discesa dei testicoli, una patologia individuabile già alla nascita che va operata assolutamente entro il primo anno di vita. Contro l'infertilità maschile ci sono terapie adatte? Ci sono terapie adatte, possiamo correggere chiaramente meglio i parametri del liquido seminale, sia la concentrazione degli spermatozoi, quindi il numero, che anche la motilità. Ove questo non fosse possibile, si ricorre alle tecniche di procreazione assistita che oggi danno veramente degli ottimi risultati e sono anche molto sicure. Ringrazio il dottor Danti e un saluto anche ai nostri ascoltatori, sempre più numerosi. Vediamoci Chiara, torna venerdì prossimo alle ore 11 su Antenna 1.